live, così anche voi potete vedere. Grazie. Buonasera a tutti. E ancora una volta siamo qui per presentare un volume delle serie del dottor Gianni Simoni, che ringraziamo perché dimostra sempre una grande disponibilità ad incontrare il suo pubblico, anche se sappiamo per sua stessa ambizione che gli piace molto incontrare il pubblico delle biblioteche, addirittura gli piacerebbe più che incontrare quello delle librerie, perché la certezza è che il pubblico delle biblioteche i libri li legge davvero e li ama davvero, mentre nelle librerie purtroppo ci sono anche delle commistioni di natura economica che in qualche modo inficiano un po' il tutto. Siamo a parlare dell'ultimo volume uscito da poco, Tiro al bersaglio, che ci racconta un'altra avventura dell'ispettore Lucchesi, ma non ci dilungheremo a parlare del libro, perché come ormai è noto, anche perché come dire, i libri usciti su questi temi sono davvero sono tanti i volumi prodotti dal dottor Gianni Simoni, e fra l'altro con un notevole successo, perché nella fascetta accompagnatoria del libro sappiamo che siamo già a quota 180.000 copie circa vendute. E non ci dilungheremo a parlare del libro, anche perché trattandosi di un giallo capite bene che vorrei dirvi ben poco. L'altra volta mi ero azzardato a dire una parola in più e qualcuno aveva protestato e ha detto va bene, non ce lo devi raccontare tu il libro. E in effetti la cosa migliore, visto che abbiamo la presenza dell'autore e i libri sono là, grazie alla eroica signora Luisa che tiene in vita la libreria qui a Concedio, come dire, vi rimando direttamente al libro, quindi del libro parleremo così, tanto per come pretesto, ma per ampliare un po' il discorso, anche per sfruttare un momentino la presenza dell'autore, col quale evidentemente vogliamo confrontarci anche su temi diversi. Però qualche informazione su questa produzione, su questa nuova indagine, collegandola un po' anche all'altra, varrebbe la pena di spenderla. Qui la vicenda è ambientata, come tutta la serie di Lucchesi, è ambientata nella zona del Milanese, c'è un delitto, probabilmente c'è un colpevole, chissà quale movente, questo è il possibilità di delitti ce ne più di uno. Il dottor Simoni però produce due serie, una serie diciamo ambientata a Brescia, nella quale quindi anche per due bresciani è molto più facile ritrovarsi, anche perché vuol dire quando leggiamo una certa via, entra in un certo negozio, cioè, vediamo una cosa che conosciamo, c'è cioè qualcosa che ci è noto. La serie appunto quella del giudice Petri è ambientata a Brescia, quella dell'ispettore Lucchesi è ambientata a Milano. Come non sempre succede, però succede spesso, comunque è l'elemento che distingue e che fa diventare più letteraria quella che potrebbe essere semplicemente una letteratura di genere, è il fatto che queste vicende sono anche pretesto per raccontare dei mondi, no? Due serie, quindi due realtà sociali diverse, e come lettore mi sembra di poter dire che questa cosa sia molto evidente, al punto tale che mi sembra di poter dire che persino i delitti delle rispettive serie in qualche modo siano diversi fra loro, abbiano ragioni diverse, abbiano vittime diverse, abbiano colpevoli diversi, abbiano moventi diversi. Allora a questo punto, due parole sull'autore, che ripeto è una ripetizione perché tutti lo conoscete, tutti lo conosciamo, però tutti sappiamo che è stato magistrato, che è stato magistrato sia a Brescia, successivamente a Milano, quindi si potrebbe pensare che ci siano solo delle ragioni autobiografiche nella scelta degli scenari, dei scenari in cui si svolgono le diverse vicende. Ma in realtà la domanda è: può essere che invece si vogliono davvero raccontare gli scenari diversi fra loro?
Può essere che si voglia raccontare la diversità anche sociale, la costruzione, l'architettura della società della metropoli rispetto alla società della città o cittadina di provincia. Quindi la prima domanda è: c'è vero questa interpretazione? E a questo punto le chiediamo anche un giudizio, visto che poi lei le ha vissute anche storicamente, concretamente, entrambe, no? La differenza fra le due strutture sociali, ma anche quali sono gli aspetti positivi e quali quelli più negativi della metropoli e della città di provincia. Non so se mi si sente. Sì? Allora uso questo microfono. Facendo due chiacchiere con Roberto Bianchi, che ringrazio, dopo aver ringraziato ovviamente il pubblico che ha perduto un'oretta e mezza per venire ad ascoltarci, e dopo aver ringraziato l'assessore alla cultura, mi pare, che mi auguro sia un buon assessore, così come è una donna carina, e di donne carine nei miei romanzi ce ne sono parecchie. Dicevo, due realtà diverse, Brescia e Milano. Io ho fatto giudice fino all'85 circa a Brescia, e poi per ragioni professionali mi sono trasferito alla Procura Generale di Milano, dove ho concluso la mia carriera. Perché Brescia e poi Milano? Perché direi sono le due realtà urbane che conosco. Per quanto riguarda Brescia, magari pigliando qualche piccolo direzione, vado un po' a memoria. Le strade, le piazze, gli incroci che si trovano a Brescia, eccetera. Con Milano è un po' diverso, perché rispetto alla zona in cui abitavo fino a un paio d'anni fa, perché adesso mi sono temporaneamente trasferito al sud, anche se si tratta di un trasferimento, penso, temporaneo, perché poi al nord ritornerò probabilmente proprio a Brescia. Cioè, le due realtà urbane che meglio conosco, anche se per quanto riguarda Milano, quando scrivo mi tengo sempre sotto mano uno stradario, perché a parte la zona centralissima, il resto mi è, non dico sconosciuto, ma è abbastanza vago, insomma. Mi sono preso delle licenze, ovviamente, e ho anche scritto in una postfazione, forse del primo o del secondo libro. Per quanto riguarda Brescia, ad esempio, io ho lasciato la questura dove la ricordavo, cioè la questura è in via Musei, vicino a Piazza del Foro, bellissimo palazzo che adesso credo sia passato al comune, in cui si tengono delle splendide mostre, mostre d'arte. Ho lasciato il tribunale, ignorando il nuovo palazzo di giustizia che è stato realizzato dopo, credo, quasi un secolo, perché se ne parlava fin dai tempi di Zanardelli, abbastanza diffidato, con dispetto, io penso, di tutti gli avvocati che avevano gli studi in Via Leardi e dintorni, e si sono trovati un po' spiazzati, perché erano abituati appunto a scendere le scale di casa e a trovarsi in tribunale. Quindi ho lasciato gli uffici giudiziari
là dove lavoravo, in Piazza Moretto, via Moretto, e ho lasciato la questura in via Musei, ignorando quella sciagurata nuova questura che sorge sulla strada che porta a Mantova, a qualche chilometro da Brescia, direi con grande disagio per gli utenti, perché in questura uno non ci va solo se viene acchiappato per le orecchie, cioè ci va perché deve rinnovare il passaporto, deve fare una delle tante cose che una persona normale deve fare, ed è costretto a pigliare la macchina e a farsi questi 4-5 chilometri. Una piccola licenza me la sono presa anche per quanto riguarda Milano. Il commissario Lucchesi, ispettore poi commissario Lucchesi, vive in via Scaldasole a Milano. Ora, leggendo il libro, un milanese diciamo di quelli molto avveduti, potrebbe dire: ma tu hai messo via Scaldasole a ridosso, quasi a ridosso della Darsena, mentre invece via Scaldasole è più vicina al centro. Ma in questo caso mi ero talmente innamorato di quel nome, via Scaldasole, che me ne sono infischiato del fatto che stesse 500 metri prima o 500 metri dopo, e ho fatto vivere Lucchesi in via Scaldasole. Una cosa di cui sono molto grato a Roberto Bianchi è che nelle due chiacchiere che abbiamo fatto precedentemente, mangiando il boccone prima di venire qui, abbiamo convenuto, non solo perché si tratta di un giallo, ma direi per una molteplicità di ragioni, che del libro parleremo molto poco. Parleremo di altre cose che mi auguro possano interessare il pubblico. E questo lo dico perché, prima di tutto, non mi sono mai considerato uno scrittore, nel senso che mi sono sempre considerato un pensionato che è raggiunta la pensione, il minimo della pensione, se n'è andato e si è dedicato prima ad altre cose e poi si è messo a scrivere. E può darsi che la scrittura ce l'avessi dentro, ce l'avessi nell'anima, ma finché facevo il magistrato non potevo certo dedicarmici se volevo fare il magistrato come Dio comanda, magistrato che fa il suo lavoro come va fatto, non ha tempo per scrivere romanzi o peggio ancora per scrivere saggi. Questo lo dico perché tra i miei romanzi, quasi all'inizio, dopo il primo o secondo romanzo che avevo scritto, avevo scritto anche un saggio che si chiama Il caffè di Sindona, e quello riguarda un'indagine che avevo fatto sulla morte di questo finanziere nel carcere di Voghera, dove lo aveva collocato costruendo una struttura, direi a prova di bomba ma non a prova di cianuro, un nostro illustre concittadino, e cioè Mino Martinazzoli, il quale ha il merito di essere riuscito a ottenere dagli Stati Uniti l'estradizione di Sindona. Sindona, che era già stato condannato a 25 anni per bancarotta, per una bancarotta, la bancarotta della banca Franklin che aveva negli Stati Uniti, 25 anni per un reato di bancarotta sono una cosa che per noi è inconcepibile. Per arrivare a 25 anni a noi occorrono almeno 5 bancarottieri, e 25 anni
arriveranno dopo altri 10 o 15, se tutto va bene, con un'ulteriore differenza che i 25 anni erano immediatamente esecutivi, perché nel rito anglosassone quando viene pronunciata una condanna uno può fare ricorso al giudice superiore, ma il ricorso viene esaminato dal giudice che ha emesso la sentenza, che ha applicato la pena a seguito del giudizio della giuria popolare. Se il giudice ritiene che il contenuto del ricorso sia aria fritta, che non si dica nulla di nuovo, lo prende, lo mette da parte e non se ne parla più. La sentenza diventa immediatamente esecutiva, non come da noi, paese in cui, anche per la sciocchezza più grande, se non interviene la scusa della prescrizione si può andare in appello, si può arrivare in Cassazione, si può tornare dalla Cassazione e ricominciare tutto da capo, e esempi che abbiamo tutti sotto gli occhi. Basti pensare alla tragedia che nessuno di noi avrà dimenticato, che è Piazza Loggia, e che è arrivato non so a quanti numeri di processi, una cosa inenarrabile. Forse si era partiti col piede sbagliato, forse si era pensato che tutto si riducesse a una iniziativa locale. Ora, non è che quei magistrati fossero due sciocchi, tutt'altro. Diciamo che c'era anche una sorta di iniziativa locale, c'era un basista locale, ma poi altri sono stati gli esecutori, e altri sono stati gli esecutori, come sempre avviene nelle cosiddette stragi di destra, in cui dietro 9 volte su 10 ci sono i servizi segreti deviati. All'epoca erano capeggiati per la maggior parte tutti da piduisti, e voi sapete cosa intendo quando parlo di piduisti. Vi dicevo, è un omaggio che mi sento di fare, pur appartenendo a una parrocchia diversa, a una persona che ho sempre stimato, e la stima è sempre stata reciproca, e cioè Mino Martinazzoli, che ha avuto il merito di riuscire a farsi dare sin d'ora dagli Stati Uniti, cosa che non sarebbe mai avvenuta, perché contro l'estradizione di Sindona si era battuto a corpo morto quello che è stato uno dei suoi principali, non dico compagni di avventura, ma uno dei suoi principali protettori, e cioè Giulio Andreotti. Pace l'anima sua. Martinazzoli era fatto di tutt'altra pasta, era uno che non guardava in faccia a nessuno, un uomo ruvido, ma un uomo di grande intelligenza, un intellettuale, una persona che viene ricordata ancora adesso al Ministero della Giustizia come uno dei ministri migliori che abbiamo avuto in Italia. Ma dicevo che ero grato a Bianchi nel momento in cui diceva parliamo minimamente del libro e allarghiamo il discorso ad altre cose, perché nel momento in cui diciamo queste frasi
mi viene sempre in mente un uomo politico dell'Ottocento inglese, e cioè Disraeli, che forse tutti conosceranno, quantomeno di nome. Ora, Disraeli, che amava molto il paradosso ed era una persona sicuramente arrogante, diceva, perlomeno si racconta che dicesse, che quando aveva voglia di leggere un libro se lo scriveva. Dicevo, è una puttana che da un lato è paradossale, dall'altro è arrogante, ma potrebbe essere vera, perché la paradossalità e l'arroganza certamente non difettavano a un uomo come Disraeli. Certamente, dal momento che di Disraeli si ricordano le azioni politiche, era un conservatore, se non ricordo male, nessuno ricorda i tanti libri che ha scritti, il che significa, dal momento che, come sempre detto, la scrittura è figlia della lettura, che era un uomo che aveva letto molto poco in vita sua. Un'altra sua uscita invece, questa che è molto più simpatica, è questa. Disraeli diceva: uno scrittore che parla di un proprio libro è più noioso e più insopportabile di una madre che parla di un proprio figlio. Ora, io scrivo libri e non ho una grande esperienza di scrittori che parlino dei loro libri. Preferisco leggerli e magari non trovo il tempo di andare ad ascoltare poi lo scrittore che ne parla, insomma. Mi manca il tempo, mi manca la voglia di andarlo a sentire. Ma certamente non mi sono potuto sottrarre, per un minimo di buona educazione, a madri che parlavano, o padri, ma soprattutto madri, che parlavano dei meriti e dei demeriti, sicuramente più dei meriti, della loro prole. E sicuramente in questo caso Disraeli aveva colto nel segno. Quindi speriamo di affrontare temi che annoino un po' di meno. Non parlerò dei miei figli, non parlerò del libro, e cercheremo di parlare di altre cose. Per esempio, una domanda che le voglio fare, come dire, già in questo ragionamento introduttivo, in qualche modo abbiamo trovato i germi di una certa passione, di una certa, di un impegno e di un interesse verso quanto ci succede intorno, verso il mondo nel quale viviamo. Ed il vero anche nei suoi romanzi, in tutti i suoi romanzi, anche se ai fini delle indagini, come dire, il pensiero, lo so, che nasce dentro l'ispettore Lucchetti quando va a bar e trova lì il ragazzo che parla del giornale che viene comprato, che è di un certo tipo invece che di un altro, no? Accenni di questo tipo sono assolutamente irrilevanti dal punto di vista del meccanismo del giallo, non servono a niente, no? Eppure credo di poter dire che servono molto, perché servono a chiarirci da un lato la visione di Gianni Simone, e quindi, come dire, la posizione che assume, che può essere condivisibile, può essere condivisibile, ma la sua posizione, con tutta la giustezza della sua, e anzi il valore della sua posizione. Ma a questo punto la domanda è la seguente: siccome non è un privato cittadino che esprime una sua posizione al bar, l'autore che scrive, ma la mette all'interno del romanzo, quindi non si può, non credo si possa semplicemente definire un'opinione,
ma è qualcosa di più. E questo apre quindi a una domanda che è la seguente: secondo lei, uno scrittore con il proprio lavoro creativo può rivendicare anche un ruolo significativo di natura, come dire, ideale, di natura politica all'interno del paese? E al di là del fatto che possa rivendicarlo o meno, ci riesce poi? Cioè, secondo lei è una cosa che poi riesce a fare compiutamente, no? O invece è destinata a fallire questa volontà? E segnatamente, questo tipo di ragionamento vale anche per un autore che si cimenta nella letteratura giallo-poliziesca? Noi abbiamo altri esempi di altri, fra le altre cose, prima mentre lei parlava di magistrati che sono in pensione, scrivono, proprio mi viene in mente che ci sono anche dei magistrati che sono in servizio, scrivono. Poi scrivono anche le fiction, e quindi evidentemente ti poni la domanda: ma di quante ore è composto il giorno di questi signori che hanno il tempo di fare indagini poliziesche scritte e poi di presentare e poi di trarre sceneggiature per fare le fiction? Poi c'è anche un giro economico indifferente su tutte queste operazioni. Quindi ritornando a noi, quindi il ruolo dello scrittore, se lei rivendica un certo ruolo, se lei ritiene che quel ruolo poi alla fine, al di là della rivendicazione, lo scrittore lo possa davvero avere ed esprimere, e lo scrittore, e segnatamente se questo vale anche per lo scrittore di libri. Ciao. Ma direi che pensare che uno che scrive libri possa incidere in qualche misura sulla realtà sociale, eccetera, che lo circonda, è un'illusione, sicuramente è un'illusione. Noi siamo pronti a correre dietro al primo scioccone che sentiamo parlare in televisione, figuriamoci se questo ruolo lo può assumere uno che scrive dei libri. E diciamo che i miei personaggi si capisce bene da che parte stanno dalla parte dell'autore che li ha creati, questo è evidente. E direi da qui la, non dico la necessità, ma il piacere di trasmettere queste opinioni, di trasmettere queste idee. E mi permetto di fare una piccola correzione, forse proprio questo può avvenire con il libro giallo, nel senso che il libro giallo è destinato a un numero indeterminato di persone, che giallo, diciamo, il poliziesco, insomma, no? Il libro, o chiamiamolo il libro avventura, insomma. Mentre sicuramente il libro più impegnato raggiunge un'utenza minore, e quindi indubbiamente c'è questa possibilità di, ma senza con questo pensare di incidere sulla realtà, semplicemente quello di trasmettere delle idee, trasmettere delle opinioni sulle quali si può essere più o meno d'accordo, ma che potranno sempre essere oggetto di riflessione. Uno potrà dire: ma guarda, mi trovo perfettamente d'accordo, oppure potrà dire: ma guarda che pirlone, io lo penso in maniera del tutto diversa e questo qui viene a dirmi queste cose. Cosa che però tutto sommato non mi è mai accaduta, perché io ho trovato nel mio pubblico molti leghisti, molti appartenenti alla Lega, sulla quale ogni tanto
sparo a pallettoni che non si erano per nulla offesi o risentiti, semplicemente non erano d'accordo ma avevano accettato quello che io dicevo, magari, come dicevo prima, riflettendoci un pochino, e questo mi sembra già un buon risultato, senza pensare che si possa andare oltre, ovviamente. D'altro canto, voglio dire, questa è anche un'esigenza che viene dall'aver fatto per circa 40 anni il magistrato, e cioè dal fatto che per circa 40 anni ho sempre dovuto tacere, non ho mai potuto rivelare, giustamente, non dico che il magistrato debba essere come la moglie di Cesare, ma comunque è una buona cosa se uno non sa come il magistrato la pensi, anche se non è un imbecille, certamente le sue opinioni di carattere politico, di carattere sociale le avrà sicuramente, ma è meglio che non le esprima, è meglio che non le esprima in nessun modo, per far sì che l'utente della giustizia non si senta in qualche modo o favorito scioccamente, oppure si senta a disagio perché ritiene di trovarsi di fronte a una persona che la pensa in modo totalmente diverso da lui, e quindi potrebbe prendere delle decisioni contro di lui per ragioni che vanno al di là delle... Ecco. Detto questo, nel momento in cui però una persona va in pensione, beh, allora questa piccola licenza se la può anche concedere. Ho taciuto per 40 anni, adesso parlo, o meglio, faccio parlare i miei protagonisti. I suoi figli, come I suoi figli, le sue creature. Le mie creature, le faccio parlare e posso dire come, come la penso, insomma. Prima lei parlava di la letteratura del genere poliziesco, nella sezione più ampia, quindi noir, legal thriller, giallo classico, eccetera. Come il meccanismo che raggiunge un certo di pubblico più ampio, in effetti è così, e è così ancora di più, perché possiamo dire che negli ultimi tempi questo genere letterario all'interno dell'offerta editoriale ha raggiunto una posizione che, se non è predominante, è sicuramente estremamente significativa, è proprio massiccia. Anche troppo. Anche troppo. Anche troppo, ecco. Non sapevo bene come dirlo, e lei mi ha aiutato. Anche. E secondo lei, quali sono le ragioni di questo boom? Tenuto conto di un dato che secondo me è significativo, e cioè che è un boom così massiccio e che ha occupato in maniera così quasi militare gli scaffali delle librerie, oltre che l'interesse dei lettori, si è verificato a partire dalla calata degli scrittori scandinavi. Noi abbiamo avuto giallisti, noi nel senso, il genere giallo ci ha offerto nel corso degli anni, dei decenni trascorsi, personalità di grandissimo rilievo. Mi esimo dal citare ancora una volta Simenon, che peraltro è un grandissimo scrittore che ha scritto anche dei gialli, ma non so, da Agatha Christie, Alex Stout, a Conan Doyle, a Michael Connelly, a tutto il filone degli americani, quindi volontari, eccetera, eccetera. Questi ci sono sempre stati, c'erano. Eppure,
Bene, con l'87° distretto, che è una saga assolutamente straordinaria, anche lì c'è un grande valore scrittoriale, oltre alla capacità di costruire meccanismi perfetti, c'è la capacità di elaborare, di disegnare persone, di disegnare ambienti, di disegnare dinamiche sociali, è assolutamente straordinario. Forse un po' ripetitivo perché ha scritto una quantità spaventosa dell'87°, però questi tipi. Eppure voglio dire, tutto questo c'era già qui. Però, diciamo, il crollo della diga, l'apertura del mercato promo al giallo, arriva quando, sostanzialmente, quando arriva Uomini che odiano le donne. Quando arrivano gli scandinavi, pam! Centinaia di migliaia di copie il primo colpo, centinaia di migliaia di più il secondo, e terzo, la leggenda sulle Larsson, che era morto, no? che ci avevano scritto i nascosti, i film correlati, no? È vero, c'è da dire che c'è anche un discorso di tutta una serie di produzioni a latere, e la fiction televisiva, e il film, e i diritti, quest'altro, che in qualche modo alimentano questo mercato. Però ecco, trovo un po' curiosa questa cosa. E su questi due temi, quindi, cioè sulle ragioni di questo sviluppo, e se concorda da dire che in qualche modo è stato un po' condizionato da questa invasione nordica, vorrei sapere, vorrei conoscere la tua opinione. Ma probabilmente c'è del vero in quello che dice, insomma, no? Nel senso che può darsi che abbia fatto un po' da fattore di incoraggiamento questa produzione ottima, tra l'altro, di scrittori scandinavi che si muovono, tra l'altro, in un ambiente che già di per sé è affascinante, perché presenta delle particolarità che appunto possono affascinare gente come noi, gente che vive sulle sponde del Mediterraneo e si trova di fronte a queste lunghissime notti o questi lunghissimi giorni, a questa luce che non finisce mai, o questo buio che altrettanto non finisce mai e che sicuramente favorisce lo sviluppo di situazioni particolari, di storie particolari e a volte di vicende delittuose particolari. Quindi può avere agito di spinta, non lo so. Non lo so sinceramente, è una possibilità comunque, è una possibilità. Ecco, mi ha fatto piacere che a parte Simenon, che è imprescindibile, quando parliamo di Simenon non pensiamo a Maigret, per favore. Simenon è un grandissimo scrittore, che ha scritto anche dei libri gialli e ha creato la figura di Maigret, che poi è diventata famosa attraverso una filmografia che parte da Torri Francesi fino ad arrivare al nostro, come si chiamava il nostro? Ecco, Cervi, che ha detto di Simenon era uno dei Maigret. Esatto, Simenon lo ha ritenuto il Maigret più riuscito per i vari attori che lo hanno interpretato, ma soprattutto il grandissimo, secondo me, è di McBain. Il grandissimo è McBain, il suo 87° distretto, che tra l'altro, piccolo particolare, sono situati in una realtà urbana che viene descritta minuziosamente, ma che non esiste. Non esiste, non è che li collochi a Chicago piuttosto che a New York, no, non sappiamo che sappiamo più o meno la collocazione geografica, ma la città se l'è inventata lui. In effetti, di me non, probabilmente perché non era francese, ma belga,
era meno sciovinista dei francesi, e quindi anche l'ottimo Gabin, anche l'ottimo Jean Gabin, stato il secondo piano rispetto al nostro italico dottor Pone, commissario Becchè. Abbiamo fatto una considerazione, diciamo, sul mercato editoriale del giallo e sui redattori. A questo punto mi sembra lei è autore che pubblica con una casa editrice importante, nel senso che la Te Edizioni è una delle case editrici di uno dei cinque gruppi editoriali che fanno editoria in Italia, sostanzialmente. L'Italia è uno dei paesi che ha un numero determinato di case editrici, dopodiché quelle vere non sono proprio tante. E quindi, anche sulla base della sua esperienza di appunto autore di una casa editrice importante, presente sul mercato, capillarmente diffusa, cosa ne pensa del mercato editoriale italiano? E se secondo lei sia libero o meno dai cartelli monopolistici? Ovviamente, come dire, quando noi parliamo di cartelli monopolistici, se ci ricordiamo delle polemiche di qualche lustro fa ormai, il primo nome che viene in mente è solo Berlusconi, da Mondadori, eccetera, eccetera. Il problema è che cartello monopolistico vuol dire che non c'è solo Berlusconi a Mondadori. Comunque, c'è Berlusconi a Mondadori, c'è la Feltrinelli, no? C'è il gruppo Spagna, eccetera. Quindi questo vuol dire cartello monopolistico. Cioè, non voglio statisticizzare la cosa, perché sarebbe estremamente banale. Quindi, il mercato com'è composto? Cioè, se esistono o se non esistono questi trainer di mercato che in un qualche modo lo fanno. Allora mi chiedo e le chiedo, il lettore italiano oggi è davvero libero di scegliere? E di conseguenza chiedo anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che parlano quantomeno di un'agonia più o meno lenta del libro cartaceo in favore della diffusione del libro elettronico, dell'ebook, del lettore, dell'e-reader, eccetera. E quindi una sua opinione, un suo modo di sentire, per esempio, se lei pensa che alla fine il libro comunque sopravviva, sia pure secondato su altre dimensioni, su altre distribuzioni. Soprattutto le chiedo se secondo lei la società di domani o anche di dopodomani, magari quella che non vediamo più, che non vedremo noi, ci sarà ancora spazio per le belle librerie tradizionali che tanto piacevano ai maniaci, ai lettori forti che andavano lì come dei carbonari a fare la spesa, no? Dove c'erano i librai che sapevano cosa stavano vendendo, fra le altre cose, che potevano consigliarti, con i quali potevi anche discutere magari, no? O invece saremmo condannati a girarci come degli zombie per dei bookstore, non di moda adesso, dove ci sono totem di libri da vendere, dove trovi dei bei ragazzi che però probabilmente a volte non sanno neanche bene cosa stanno maneggiando. Come lo vede il futuro? Assolutamente. Direi che l'editoria è sicuramente in crisi, e voglio dire, le pensiamo alle veghe, i saloni del libro, Torino, Milano e compagnia bella, ci fa ben da dire il momento appunto in cui l'editoria è in crisi, e non solo l'editoria è in crisi, nel momento in cui è in crisi l'editoria, nonostante si sfondino ogni giorno centinaia di titoli, alcuni dei quali destinati a far strada, altri a giacere sugli scaffali di una libreria fino a un certo punto. Questa crisi delle editorie si riflette sulla crisi delle librerie. Crisi delle librerie che tutti noi, parlo di me soprattutto, che ha i capelli bianchi, quindi ai ricordi che risalgono a parecchi anni fa, rimpiangono molto, perché tu entravi in una libreria e ti trovavi di fronte a un interlocutore consapevole,
a un interlocutore che sapeva che cosa vendeva. Tu chiedevi un titolo e quello lo conosceva perché lo aveva letto, lo conosceva. A me è capitato recentemente a Napoli di andare alla Belfinelli. Avevo sentito una trasmissione televisiva in cui si parlava di alcuni titoli di un determinato scrittore che si chiamava, perché ormai è morto, suicida in tarda età peraltro, Klaus Mann, ed è il figlio, uno dei due o tre figli del grande Thomas Mann, presenza sicuramente abbastanza ingombrante per un figlio. Ciò non toglie che questo abbia scritto dei buoni libri. E io chiedevo due titoli, uno Vulcano e l'altro Sinfonia patetica, che è sulla vita di Tchaikovsky. Mi sono rivolto, non dico alla prima bella signorina che girava così in mezzo agli scaffali, ma mi sono rivolto al banco delle informazioni, e mi sono trovato di fronte a una persona che si è messa a etichettare e finalmente ha scoperto che l'editore Gallucci, mi pare si chiama, questi libri li aveva pubblicati. Ma la cosa strana è che lei, che questa persona che doveva essere una persona direi di un qualche peso in questa in una delle Petrinelli di Napoli, ha scoperto per la mia richiesta che esisteva uno scrittore che si chiamava Klaus Mann. Non lo sapeva, è stata una scoperta per lei. E questo la dice lunga. E purtroppo sono scomparse le piccole librerie in cui tu entravi e trovavi un interlocutore che interlocutore lo era veramente, e ti trovi sempre di più nelle condizioni di quello che va al supermercato, si guarda in giro sui balconi, nei vari banconi, e sceglie un prodotto perché ne ha sentito parlare in televisione, ma non gli verrebbe mai in mente di chiedere a un commesso: lei mi consiglia questo detersivo oppure mi consiglia quest'altro detersivo? Quell'altro dice: che ne so, io uso questo e sono abbastanza soddisfatto per lei, insomma, fatti suoi. Ecco, ci troviamo in questa situazione. La libreria supermercato. Questo purtroppo è... E non si tornerà indietro, perché le piccole librerie sono destinate a scomparire una a una. Così come le piccole case editrici, questo è un guaio per chi scrive. Io sicuramente sono stato molto fortunato, perché andato in pensione dopo aver fatto altre cose per mio diletto personale, e anche non per diletto personale, perché per esempio ho fatto del volontariato, ho fatto altre cose, mi sono messo a scrivere. Era forse la cosa che sapevo fare meglio, perché avevo scritto un po' per tutta la vita facendo il magistrato, e quindi ho continuato un po' in questo filone. Con un vantaggio, che essendo stato magistrato conosco abbastanza, nonostante delle varie modifiche che si susseguono con ritmo incalzante, essendo stato magistrato conosco un po' i meccanismi
dell'indagine che c'è, dai, quindi evito magari di dire troppe corbellerie, come capita a molti che scrivono polizieschi, scrivono gialli, e non hanno assolutamente idea di come si svolgano poi realmente le cose, sviando completamente il lettore, mettendogli in testa delle idee sbagliate su quelle che invece, su quello che invece è un argomento che tutti dovremmo conoscere a menadito, insomma, sperando di non incapparci mai. Io ho sempre detto, insomma, non meglio diventare vostri clienti. Eh? Meglio diventare vostri clienti. Ecco. Ma senta un po', quindi sì, e quindi in effetti possiamo, una domanda per te, ma su questo per ritornare un attimo sui libri, cioè è del tutto evidente l'autobiografismo presente nelle indagini del giudice Petri, dell'ex giudice Petri. Elementi autobiografici probabilmente ci sono anche quando si parla di Lucchesi, nel senso che sicuramente anche se è un ispettore di polizia non lei conosce questi meccanismi. Sicuramente, io ho sempre detto che in Lucchesi è un po' in Petri è un po' il mio alter ego, sia per ragioni anagrafiche e sia per il fatto che ha fatto giudice istruttore per un sacco di anni, sia per ragioni caratteriali, morali, diciamo. Ma sicuramente qualcosa di me c'è anche in Lucchesi. C'era una persona che stimavo molto che diceva che non si può fare qualcosa in cui non ci sia qualcosa di autobiografico, e lui parlava di pittura. Diceva anche quando tu dipingi qualcosa, inconsciamente qualcosa di autobiografico c'è sempre dentro, basta saperlo cercare, certamente è più facile trovarlo in un libro che in un quadro, insomma, ma qualcosa di autobiografico è inevitabile che una persona che si dedica a un qualcosa che viene trasmesso ad altri